Sì, amici, buongiorno. Oggi è venerdì 4 marzo 2011. Sono accanto al grande Kaikun, questo PRE che ha appena compiuto nell'anno in corso il suo 12° anno di età. Le immagini che vedrete si riferiscono sostanzialmente al lavoro che Valentino Mauro ha svolto per, diciamo, le prime 2 settimane da quando Kaikun è arrivato. Vi è una prima parte del video dove vi accorgete la ingestibilità di Kaikun tenuto con la lonja sotto mano mentre si va in campo per lavorare con lo Chambon. Poi la sua difficoltà a tenere il passo. È un cavallo che, possiamo dire, non conosceva il passo, nel senso che da un lato era sottoposto dei dolori e delle tensioni che aveva nelle capsule sinoviali dei due garretti, e comunque ha avuto uno sgradevolissimo lavoro sino a poco tempo fa. Adesso il cavallo è più sereno, è più tranquillo, ha un bellissimo occhio, si fa toccare dappertutto. Prima, quando avvicinavamo la mano alle orecchie, impazziva quasi. È sgonfiata quella bolla che aveva sotto, causata dal barbuzzare di chi lo cavalcava prima. E sempre nel video noterete che a un certo punto vi sono delle immagini in cui all'inizio della seconda settimana, quando Valentino toglie l'anello in gomma dallo sciambo, perché nella seconda settimana noi togliamo questo anello per avere un effetto sulle commissure labiali maggiore, e Kaikun lo segue tranquillamente. Poi, quando sta per entrare in campo, a distanza si gira quasi a guardare l'operatore, come per dire: mi sto comportando bene, sto facendo il bello stallone. Lui è un bravissimo stallone. Nel video noterete anche alcune immagini legate a eventi climatici. Ci sono dei giorni in cui Kaikun lavora che ha smesso di piovere abbondantemente, quindi lì il campo un poco bagnato. Vi sono dei giorni in cui Kaikun lavora sotto la pioggia. A proposito di questo, devo dire a quanti si cimentano nel lavoro con lo Chambon per questi 28 giorni. Lui peraltro sta applicando la tabella di 28 giorni con un solo giorno di riposo, perché è un cavallo che era già stato cavalcato e non continuati come per i puledri da ancora cavalcare per la prima volta. Noterete, vi dicevo, Valentino Mauro con una buona copertura, giaccone, cappello impermeabile. Perché? Perché questo serve a indicare a voi che vi cimentate in questo lavoro che non esiste un buon o un cattivo tempo, esiste un buon o cattivo equipaggiamento. I cavalli sotto l'acqua possono volare benissimo, bisogna soltanto stare attenti se viene una scaricata di grandine, perché il chicchetto di grandine potrebbe far male proprio nell'occhio al cavallo. Ma se piove si può lavorare tranquillamente, non esiste che iniziate a lavorare i cavalli allo Chambon e poi, siccome piove, avete paura di prendere 2 goccioline dietro il collo. In più noterete nei video che Valentino Mauro intelligentemente non ha utilizzato la frusta per spingere il cavallo dal posteriore verso il terreno anteriore. Questo perché? Perché lui è già un cavallo molto in avanti e comunque ha un rapporto con la frusta veramente allucinante. Stiamo terminando la seconda settimana, fra 2 giorni termineremo, e nella 3ª settimana introdurremo quindi la frusta lunga alla mano. E adesso continuate a seguire, perché vi faccio vedere cosa accade nel momento in cui io prendo la frusta in mano.
con la frusta lunga in mano, la avvicino, il manico, accaico il piano piano in questo modo, lui comincia a guardare con attenzione, mi sposto lateralmente e l'appoggio al collo del cavallo. In questo modo gliela faccio scivolare, ovviamente ha dei piccoli tremori, farò attenzione, piano piano, ecco, ed è uno, la tocco qui, adesso con la parte della punta gliela faccio sentire sul muso, negli arti, uno, due, tre e quattro. Guardate che tremori ha, è un cavallo ormai tranquillissimo, guardate come trema appena io lo carezzo, questo è un cavallo che ha preso, uso il termine, perticate di legnate, ma perticate veramente tante. Vediamo dall'altra parte cosa accade. Mi avvicino sempre con tranquillità, così sposta, di nuovo gli faccio sentire il manico, poggio la frusta sopra, la poggio nella groppa, scendo piano piano, guardate come trema, trema da far paura. E comunque, rispetto ai primi giorni, quando è arrivato, avevamo già provato l'effetto che la frusta potesse fare su Kegun, adesso la facciamo scivolare dietro, ecco, mi metto in posizione, lui un pochettino si agita, good boy, good boy. Bravo. Adesso gliela faccio rivedere piano piano in mano, non la agito, come si vede in alcuni video dove sbatacchiano le fruste addosso, anche perché la frusta deve essere un aiuto fine del cavaliere, degna di rispetto da parte del cavallo e non uno strumento con il quale il cavallo si deve assuefare e quindi non calcolarla più. Ultimo passaggio in mezzo agli arti anteriori, piano piano, in questo modo, ok, e gli facciamo sentire il manico. È un Kegun completamente diverso da quello che è arrivato qui, in sole 2 settimane. Adesso il cavallo avrà da fare altre 2 settimane di Chanvon, dopo io lo cavalcherò. Io non posso in questo momento essere molto contento del lavoro che Valentino Mauro, addestratore di Alta Scuola Equestre di primo livello, e in giugno insieme ad altri suoi colleghi saranno qui per il secondo livello, sta compiendo con Kegun. Peraltro, se c'è una cosa che a lui è chiara è la parola. Parlate con i cavalli, la voce è una cosa importantissima. Nel video vedrete dei momenti quasi di pausa dove Valentino è davanti a Kegun in questo modo, lo tiene, lo guarda negli occhi, parla con lui, dice buono, fai il bravo, sei un grande, sei il migliore. Molti dicono che gli stalloni è bene a volte castrarli. Vi assicuro che nei video che abbiamo pubblicato al titolo Castrone un cavallo diverso, parte 1, parte 2, che in questi giorni stanno facendo un po' di scalpore perché vi sono vari commenti e varie posizioni, ho video in giro su YouTube dove dei veterinari spiegano perché è giusto castrare i cavalli, vi dico che è un delitto sacrosanto, perché è il lavoro e la gestione dello stallone e il suo addestramento che lo fa essere serio, quasi un cavallo con una marcia in più. E per l'Onofre Globo Toscano la classifica è questa: in assoluto prima vengono gli stalloni, poi le femmine e per ultimo purtroppo i castroni, anche se io li adoro tutti e tre, però nel lavoro, nel rendimento è questo. Poi c'è gente che scrive delle cose un po' assurde, occhio, perché lui dice così, parlando per me, così chi ha uno stallone e non lo sa gestire lo manda al lavoro da lui. Attenzione, io lavoro massimo 4-5 cavalli contemporaneamente, anche perché un cavallo porta via 1 ore e un quarto, 1 ore e 20, quando abbiamo lavorato 7 ore e mezza, 8 ore, è un tempo sufficientemente lungo e intenso da dedicare, ci si stanca, è improponibile lavorare 20 stalloni. Però c'è una cosa che adesso vi faccio vedere, degli stalloni qui, che vi chiarirà molti dubbi. Molti si meravigliano della tranquillità degli stalloni, dei cavalli interi qui in Ayase. Il motivo è molto semplice: il lavoro, il coccolarli, l'accarezzarli e il giusto addestramento la fa da padrona. Allora io con Kegun cammino all'interno della scuderia dove vi sono cavalle femmine, cavalli in calore, vi sono anche castroni, e vi faccio osservare come non emette
alcun nitrito. Sono gli altri che nitriscono il casolai, ma non Caibù. Perché? Perché lo stallone deve sapere in maniera chiara quando è il momento di lavorare e quando è invece il momento di accoppiarsi. Adesso vedremo altri due stalloni. Ecco qui Mero del Castellaccio. Questo è uno stallone approvato unire ed è quel cavallo che avete visto nei video che fa la levata e tantissime altre cose. Quindi proviamo a portare anche lui verso le femmine. Qui sono le femmine in calore, proprio in questi giorni sono, ne abbiamo tre, sono tutte neanche un grido. E infine tocca a Metzger. E adesso siamo con Metzger, addirittura siamo vicini al box di Mero, l'altro stallone che vedete lì, non accade nulla, andiamo in fondo, vicino alle femmine, qui non litigano stalloni con stalloni, stanno molto tranquilli, in fondo c'è Paloma, qui c'è Berta, ecco Berta che è chiama, qui c'è Taitù della ginestra, mai e così via, neanche un nitrito, né un grido né un nulla. Questo perché intanto lavorano, poi stanno fuori, poi socializzano. Non vi sono azioni da parte nostra tali da indurre anche alla violenza, perché talvolta la responsabilità è di chi li gestisce. State attenti, non è affatto vero che le pariglie di cavalli interi sono solo di cavalli freddi, perché ci sono i cavalli ungheresi che sono stupendi e che sono anche a sangue caldo, dove vi sono accoppiamenti con il puro sangue inglese. Quindi studiate, cercate di diventare competenti, altrimenti meglio giocare alle bocce e non comprate cavalli se non li sapete gestire, né tantomeno gli stalloni. Quindi termina qui questa puntata delle prime due settimane di lavoro allo Chambord per Caicun. Vi terremo aggiornati sullo sviluppo del lavoro allo Chambord fatto sempre da Valentino Mauro. E adesso vedremo un'ultima immagine, perché da ieri Caicun, fermandosi nella circonferenza che compie girando con lo Chambord, è iniziato ad andare verso Valentino Mauro. Lo Chambord è importante perché il centro per il cavallo deve essere l'uomo, e lo abitua con la voce, con i gesti, con la parola, con la calma, la pazienza, la gentilezza, ad avere un gran bel rapporto con lui. E allora, le ultime immagini su Caicun e ci vedremo a Ayase Caicun, un PRE, parte quarta, perché questa è la terza parte. Ciao! Basta. Basta.